È un piacere avere davanti a noi Stefano Patuanelli, capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel governo, ora dimissionario, ministro dell'agricoltura, esponente di rilievo del Movimento. È un piacere per me essere qua e grazie dell'invito. Voglio partire dalla notizia del giorno, lo strappo tra Letta e Calenda, visto che siamo in una campagna elettorale che è ricca di colpi di scena, cambia qualcosa per voi? No, per noi assolutamente no, poi a me piace una piacerebbe una campagna elettorale in cui ciascuna forza politica o ciascuna coalizione propone, disegna un paese e lo offre ai cittadini che andranno al voto. Ecco, io vorrei occuparmi di ciò che ho fatto, di ciò che vogliamo fare come forza politica e perdere un po' meno tempo con queste scene che non sono edificanti per la politica italiana. Però, visto che mi pare che oramai i giochi siano stati fatti anche in termini di alleanze, con la rottura di questo patto, visto che se n'è andato colui che più vi considerava il grande spauracchio, a quel punto perché non tentare di ricostruire quell'esperienza che tanto vi ha giovato nel governo giallo-rosso e che si prospettava come il campo largo? Perché il Partito Democratico di Enrico Letta ha fatto una scelta diversa, ha inteso interrompere quello che era un rapporto costruito con fatica e che secondo me aveva dato anche dei buoni risultati nelle misure che avevamo messo in campo nel governo Conte 2 con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico come forze trainanti. Ha voluto interromperlo con una motivazione secondo me che non sta in piedi, dato che oggi l'unica alleanza che ha messo in campo Enrico Letta è con una parte di transfughi del Movimento e con una parte di forze politiche che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi, e con un progetto politico che però non è un'alleanza di governo, come ha definito il segretario Letta nella conferenza stampa quando ha presentato l'accordo con Sinistra Italiana e Verdi. Cioè, facciamo un accordo ma non per governare assieme. Quindi evidentemente l'agenda del Partito Democratico di Letta è un'agenda diversa da quella che vogliamo mettere in campo noi, e quindi è normale che non stiamo assieme. Dopodiché Letta vi potrebbe dire, però siete stati voi aver fatto cadere il governo. Ma non è che un film si racconta con gli ultimi 5 minuti, no? Certamente in quella fase il Movimento 5 Stelle ha posto dei temi che evidentemente hanno messo in crisi le forze politiche che governavano assieme e il Presidente del Consiglio, ma ha posto semplicemente dei temi da affrontare nell'ultima parte di legislatura. Credo che ci siano molti elementi che hanno portato poi alle elezioni anticipate e non sono imputabili al Movimento 5 Stelle. Però ricordando anche il suo ruolo, no? Capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo, siete stati voi ministri del Movimento 5 Stelle i primi ad innescare una crisi nel momento in cui non avete votato, vi siete astenuti sul decreto aiuti. La Costituzione prevede che chi esercita contemporaneamente potere legislativo e esecutivo, come è il caso dei ministri che sono anche parlamentari, si trovino nella condizione, secondo me un po' surreale, di votare o non votare, ma è surreale sia quando la votano e la fiducia a se stessi che quando nel caso decidono di non farlo. Quindi è una scelta politica della mia forza politica, l'atteggiamento che avevamo avuto in aula in quella settimana, non partecipando alla votazione di fiducia su un provvedimento che conteneva un elemento per noi molto critico e serio, posto tra l'altro dal Partito Democratico, che forse dovrebbe chiedersi come mai ha voluto forzare, ci si dovrebbe chiedere come mai ha voluto forzare la mano su un tema che sapevano per noi essere molto critico, come quello della presenza di un inceneritore a Roma, una tecnologia obsoleta che anche in Europa si cerca di non sviluppare più, e in quella fase la forza politica che mi onoro alla quale partecipo ha fatto una scelta che io ovviamente ho condiviso. Però sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Guardi, io da ministro posso dire che sono orgoglioso di tante cose che abbiamo fatto anche nel governo Draghi, perché credo che abbiamo affrontato con gli strumenti disponibili una crisi molto pesante rispetto al tema dell'energia, del costo delle materie prime. Allora, tra poco ci arriviamo, perché lei poi nel corso anche di questi anni, prima nel governo giallorosso, poi con il governo Draghi, aveva sempre mostrato un atteggiamento estremamente pragmatico, ma restiamo ancora un momento sul tema delle alleanze. Le faccio sentire quanto ha detto qualche giorno fa in questo studio ospite di In Onda Pierluigi Bersani, che tutto gli si può dire tranne che di non aver tentato fino all'ultimo un dialogo con voi. Ho capito, io non faccio nessuno sconto agli errori gravi, alle immaturità dei 5 Stelle, compresa quella quando hai seminato un albero, non tagliarlo quando dai frutti, no? È questa la domanda di fatto, no?
Beh, intanto la mia stima per Pierluigi cresce anche quando lo sento così analizzare in modo molto pragmatico e puntuale una situazione. Certamente è stato un momento, è un momento in cui bisognava far maturare quei frutti di una cosa, ma non posso dare una responsabilità al Movimento 5 Stelle per quello che è successo. Cioè il secondo dopo che il Presidente del Consiglio ha deciso di dimettersi, perché questo è successo, avendo preso tra l'altro un'ampia maggioranza sia alla Camera che al Senato, sì. Ha aperto una crisi non politica ma una crisi di governo, il Partito Democratico di fatto ha detto bene, questa è una responsabilità del Movimento 5 Stelle, non vogliamo più avere niente a che fare con il Movimento 5 Stelle. Questa certo. È stata la scelta di Enrico Letta e del Partito Democratico. Ora mm-hmm. Dire che siamo noi ad aver tagliato l'albero lo trovo piuttosto surreale. Dopodiché voi 4 anni fa, nel 4 marzo del 2018, avevate preso un sacco di voti, vi siete impegnati come doveroso in esperienze di governo e in tutte quelle esperienze di governo voi avete perso tanto, tanto consenso. Ritornare a una strategia della solitudine non rischia di penalizzarvi ancora di più a questo punto? Però a proposito dei frutti che starebbero sull'albero. Io credo che non si debba ragionare, almeno mi piacerebbe non ragionare sempre per la convenienza di una forza politica rispetto a un ritorno elettorale. Io credo che ci siano molti temi che vanno affrontati, che danno frutti a lungo termine e che le forze politiche devono mettere in campo a prescindere dal ritorno elettorale che hanno. Penso che il tema della transizione ecologica, il tema dei cambiamenti climatici che mostrano gli effetti quotidianamente, vanno affrontati mettendo in campo politiche che daranno frutti fra 10 anni, fra 15 anni. Se una forza politica guarda soltanto il proprio ritorno, non deve mettere in campo quelle politiche là, deve fare altro, deve parlare alla pancia del paese. Io vorrei parlare certo. Un po' più alla testa e ai problemi dei cittadini, anche a medio e lungo termine, disegnare un orizzonte raggiungibile e un percorso per raggiungere quell'orizzonte. Però i 5 Stelle anche 5 anni fa dicevano: noi non ci alleeremo con nessuno, presenteremo la nostra idea di paese, il nostro programma ai cittadini. Dopodiché non avete preso il 51%, vi siete dovuti alleare. Prima con la destra, poi con la sinistra. Oggi tornate ad una scelta solitaria. Ma alla con fine, che credibilità alla fine di pensate questa, di poter alla fine di questa rivolgervi all'elettorato? Alla fine di questa legislatura, citiamo dei provvedimenti che hanno caratterizzato questi 4 anni e mezzo. Io non ne trovo nessuno che non sia figlio di politiche messe in campo dal Movimento 5 Stelle, dal decreto dignità alle norme sulla giustizia, lo spazzacorrotti, il reddito di cittadinanza, il super bonus, elementi caratterizzanti di questa legislatura. Si possono criticare perché magari li si reputano strumenti non adeguati, questo fa parte, come posso dire, del dibattito politico che deve esserci. Ma questa è una legislatura che è caratterizzata dai provvedimenti del Movimento 5 Stelle, che non ha potuto governare da solo perché non aveva i numeri per farlo, ma che ha imposto alle altre forze politiche i propri provvedimenti. Dopodiché il risultato che faremo nelle prossime elezioni dipenderà da tanti fattori, dal fatto che andiamo ovviamente da soli, quindi magari numericamente la nostra presenza in Parlamento sarà limitata per il taglio del numero parlamentari, per il fatto che agli uninominali, salvo alcune zone del Paese, probabilmente saremo poco competitivi andando da soli. Ma credo che un ragionamento sano sia quello di valutare le cose che abbiamo fatto. Prendiamo il super bonus, una certo. Misura che Nomisma, non noi, ha citato come esempio anche di ritorno economico per il Paese. Ci sono dei dati che, ripeto, non li avevamo scritti noi, che dimostrano quanto sia stata geniale quella misura che abbiamo implementato e quanto abbia inciso poco sulle truffe che sono sempre citate, perché il superbonus tra tutti i bonus edilizi è quello che meno di ogni altro lo abbiamo detto spesso, però è anche vero si che è fatta ha avuto molta confusione di, sul tema moltiplicatore nei prezzi, che in una fase in cui guardi, poi l'inflazione anche è scoppiata. Anche questo, mi scusi, un piccolo dettaglio, sì. Il superbonus ha dei limiti chiari di valutazione delle opere che vengono realizzate. Qua parlo più da ingegnere che da ministro, ma sono i prezziari di riferimento, sì. C'è un'analisi di prezzo che il tecnico deve asseverare e ci sono dei massimali di incentivo, per cui se io pago 7.000 euro una caldaia posso sempre arrivare a 1.940 nell'importo del 110%. Quindi dire che ha inciso sull'aumento dei prezzi non è vero. Poi i prezzi nell'edilizia sono aumentati più in Germania che in Italia, non mi sembra che in Germania ci sia super bonus. Allora, lei diceva questa legislatura finirà e verrà ricordata per una serie di provvedimenti che sono tutti frutto della nostra iniziativa. Quindi avete rotto con il governo Draghi perché vi stavate rendendo conto che non avevate più capacità di incidere veramente nell'agenda del governo? No,
perché non abbiamo avuto risposte rispetto a dei temi, i famosi 9 punti che abbiamo posto all'attenzione del Presidente del Consiglio, che il Presidente Conte ha illustrato al Presidente del Consiglio, e nel momento in cui poi si è andati in aula quelle risposte non sono venute e quindi abbiamo inteso fare una scelta diversa rispetto a quella precedente. Però lo chiedo a uno che ha fatto il ministro, che viene da Trieste, quindi molto lontano da Roma, si può far cadere un governo per un inceneritore? Si può non votare un provvedimento di 14 miliardi di aiuti in una fase molto complicata per il paese per un inceneritore, quando in realtà ci sono tantissimi inceneritori nella provincia, nella pianura padana? Io ricordo che alla Camera, dove avevamo voto di fiducia e voto sul provvedimento differenziati, abbiamo votato la fiducia e non abbiamo partecipato al voto sul provvedimento. Avremmo fatto lo stesso al Senato se ci fosse stata la possibilità regolamentare per farlo. Mm-hmm. Quindi il voto sul provvedimento c'era, quel provvedimento è stato sporcato. Io mi chiedo, invece di chiederci perché non l'abbiamo votato, chiediamoci ma perché è stato inserito in un provvedimento di aiuti alle imprese, alle famiglie, ai cittadini, un tema che non c'entrava assolutamente nulla con quel provvedimento. Okay. Io credo che forse si cercava proprio un elemento di scontro per poi provocare quello che successo dopo. Col senno di poi, considerando che voi volevate porre dei temi, poi qualcuno è arrivato fino in fondo e Lega e Forza Italia non hanno lasciato l'aula e hanno fatto cadere il governo, col senno di poi forse non rifareste la stessa cosa, facendo precipitare il paese alle elezioni anticipate in una fase molto delicata? Ragionare col senno di poi è sempre molto 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 facile da un lato, però non incide sulla concretezza delle cose che sono successe e che, tornando a quelle condizioni, rifaremo le stesse scelte. Poi non siamo dopo 2 anni di legislatura, le elezioni erano previste a marzo, il momento elettivo non può essere visto sempre come uno spauracchio, un momento di partecipazione democratica, forse il momento di partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica, si vota quando si deve votare. Mi dice com'è finita con il presidente Draghi, com'è stato il primo Consiglio dei Ministri dopo la sfiducia? Dai giornali si leggeva che avevate un rapporto, lei... Continuiamo ad averlo come prima, poi io sono convinto che i rapporti personali e la politica possono convivere su piani e aspetti diversi, si può non essere d'accordo su elementi politici, ma sul piano personale non vedo perché ci debba essere un'incidenza. Ci siamo lasciati dopo quel primo Consiglio dei Ministri riconoscendo le tante cose che abbiamo fatto e anche il lavoro che ci aspetta da qui fino a quando non ci sarà la campanellina che suona a Palazzo Chigi e il giuramento di un nuovo governo, perché ci sono tante cose che possiamo fare e che dobbiamo. C'è qualcuno che diceva che il decreto aiuti bis sarebbe stato di 2-3 miliardi per colpa nostra, che il PNRR sarebbe saltato per colpa nostra, mi riferisco ovviamente a Luigi Di Maio che ha fatto un po' di terrorismo psicologico in quei giorni. Mm-hmm. Abbiamo visto che il decreto è da 17 miliardi, che le attività sul piano nazionale di ripresa e resilienza continuano come prima, pubblicherò a brevissimo il bando sull'agrisolare, una misura fondamentale per l'agricoltura, per la diversificazione del reddito e per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con l'installazione sulle coperture delle strutture esistenti di pannelli fotovoltaici, quindi l'attività dei ministeri va avanti e in quei consigli dei ministri ci siamo detti che dobbiamo continuare così. Allora, lei ha detto il Movimento 5 Stelle non ha paura del voto, corriamo da soli. Alessandro Di Battista può essere una risorsa per il Movimento 5 Stelle, anche se incarna una identità molto diversa, per esempio, dalla sua, che si è subito proposto come un uomo di governo, un uomo di mediazione. Alessandro Di Battista è un cittadino italiano non iscritto al Movimento 5 Stelle che potrà scegliere, come tanti altri, di iscriversi in queste ore, di presentare la sua autocandidatura. Non so se lo vorrà fare. Credo che abbia fatto delle scelte diverse anche di vita e quindi non so quali saranno le scelte, non lo sento da un po', ma ho avuto sempre con Alessandro un rapporto molto franco e leale, anche le volte in cui non la pensavamo allo stesso modo. Ho sempre detto che forse avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più con noi qui in questa fase difficile di governo del Movimento, a partire dal primo governo che abbiamo fatto. Però non crede con la che Lega. La sua figura sia alternativa a quella proposta da Conte? Ma io credo che abbiamo, con una decisione sacrosanta del Presidente Conte, inserito all'interno dello statuto del Movimento 5 Stelle una
carta dei valori alla quale tutti gli iscritti devono adeguarsi e accettano di adeguarsi a quella carta dei valori quando si iscrivono e poi si autocandidano per il movimento. Se Alessandro ritiene di adeguarsi a quelle regole che ci siamo dati, a quei principi, certo, che ci siamo dati, dove ci sta anche l'Alleanza Atlantica come elemento centrale per il Movimento 5 Stelle, non portando l'Italia e l'Europa a essere succubi di altri, ma potendo quindi diciamo che il lungo viaggio in Russia non depone tanto a favore di Battista. Ha fatto una scelta sacrosanta, personale. Il suo silenzio è particolarmente chiaro. Andiamo in pubblicità. Stefano Patuanelli, chiudo l'intervista con una domanda personale. Lei non rientra nella tagliola dei due mandati perché è soltanto al primo, quindi si potrà ricandidare, però essendo triestino si dovrà candidare in un collegio in cui le possibilità di elezione sono nulle. Però, come posso dire, la possibilità delle candidature in altre circoscrizioni c'era rispetto ai propri centri di interesse, al proprio domicilio per attività. Io ho presentato la mia autocandidatura nel collegio del Friuli Venezia Giulia, nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia, perché mi sento legato ovviamente alla terra dove sono nato e dove ho vissuto sempre, a parte questi ultimi anni, e credo che non si debba neanche guardare al collegio più sicuro, poi certo, il presidente deciderà come costruire le liste e come procedere. Ma Conte in questo momento Conte avrebbe desiderato qualche deroga sul vincolo del doppio mandato. Non è un modo alla fine per vanificare anche il lavoro svolto, la costruzione faticosa di una classe dirigente? Ma io ho già dichiarato più volte, poi non essendo in conflitto di interessi, avevo anche la libertà di farlo, che qualche deroga l'avrei preferita anch'io, perché ci sono molte persone di valore che perdiamo, che hanno fatto due mandati. Però voglio sottolineare anche la grandissima dignità con cui certo, molte di quei parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno fatto i due mandati oggi sono a disposizione del Movimento in questo percorso, in campagna elettorale, sono rimasti a lavorare e sono ad agosto a fare la campagna elettorale. Però alla fine a spuntarla è stata Beppe Grillo. È un po' ingombrante la figura del fondatore in questo nuovo Movimento 5 Stelle. Beh, un fondatore non può non essere tra virgolette ingombrante, cioè deve poter dire la sua. Poi credo che il rapporto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sia un rapporto che è nato in un certo modo, ma che si è fortemente consolidato in questa fase con interlocuzioni quotidiane e con scelte condivise. Allora, grazie, ci dobbiamo fermare. In bocca al lupo grazie per la sua campagna elettorale.